Io sono originario di San Giovanni in Marignano, ma a 12 anni sono andato nel settore giovanile del Brescia, poi a 18 anni ho iniziato a girare l'Italia, prima Olbia, poi Barletta 4 anni, e dopodiché Savona, Pordenone, San Maurese e Alto Vicentino. Finalmente sono tornato a casa qua a Rimini. Sì, mi sono allenato qualche giorno con il mister Pane, poi avevano bloccato i tesserimenti a Rimini e non si è potuto più far nulla. Diciamo che negli ultimi 2 anni non sono stato molto fortunato, ora finalmente sto bene e spero di dare il mio contributo a questa società che ha un progetto molto ambizioso e vorrei dare il mio contributo per far sì che questo progetto vada avanti nel miglior modo possibile. Un saluto a tutti i tifosi del Rimini. Innanzitutto buongiorno a tutti. Io sono molto contento e orgoglioso di tornare a casa dopo tanti anni che ho giocato fuori, perché non capita tutti i giorni di venire a giocare a Rimini e sono sempre stato un tifoso di questa squadra e finalmente avere l'onore di indossare questa maglia mi rende molto orgoglioso. No, perché io a 12 anni sono andato fuori casa a fare il settore giovanile a Brescia e poi a 18 anni, quando ho cominciato a girare, avevo un altro tipo di mercato. Poi sono andato a giocare al sud, a Barletta, per 4 anni e anche lì rispostarsi da queste parti non era facile. E adesso, dopo 15 anni di girovagare, finalmente sono tornato a casa. A 12 anni sono andato a Brescia a fare storia giovanile. Poi a 18 ho cominciato a girare un po' in prestito, un po' l'iter che fanno tutti e ora eccomi qua. Sono un esterno di centrocampo, d'attacco e negli ultimi anni ogni tanto ho fatto anche la mezzala, ma comunque rimango un esterno. E sono destro, ho giocato un po' a destra, un po' a sinistra, poi quest'anno in base alle esigenze del mister vedremo dove sarò più utile alla causa. E negli ultimi anni ho giocato un po' da tutte e due le parti, poi dipende un po' cosa richiede l'allenatore, se un piede invertito, un destro lineare a destra, adesso vedremo un po' cosa chiederà il mister. Io sono un esterno di centrocampo, poi negli ultimi anni ho giocato sia davanti che a centrocampo un po' per necessità, perché quest'anno l'Alto Vicentino purtroppo le cose non sono andate benissimo, abbiamo avuto una grave crisi economica e siamo riusciti a salvarci l'ultima giornata ed eravamo rimasti veramente in pochi e ho chiuso il campionato anche in mezzo al campo per necessità, ecco. Sono un esterno a cui piace saltare l'uomo, veloce, in genere ho sempre fatto molti assist, spero col passare degli anni di imparare anche a fare gol, perché sono quelli che contano e sono quelli che fanno vincere le partite. Ecco. Sì, San Mauro è un bel ricordo perché l'anno precedente mi ero rotto il malleolo, ero fermo da tanti mesi e a novembre sono tornato a casa e non stavano andando benissimo, invece ci siamo ripresi alla grande e sono riuscito a fare 7 gol, che è il mio record di gol in una stagione. Sì, sono stato qualche giorno a allenarmi con Mister Pane, perché conoscevo Ivano Pastore, il direttore generale Palmas, che l'ho avuto ad Olbia, e poi in quella situazione avevano bloccato i tesseramenti a Rimini e non se ne è fatto più niente. Rimini è una grandissima opportunità per me, perché è una società seria, con una tifoseria che ha fame di calcio e soprattutto ha un progetto ambizioso che adesso non è facile da trovare. E per un romagnolo come me giocare a Rimini è il massimo e quindi spero di dare il mio contributo per far sì che questo progetto vada avanti. Oddio, per il momento no. Ho conosciuto Claudio Cola pochi giorni fa perché l'ho visto riabilitarsi a Cesenatico, dove si sta curando, e abbiamo scambiato 2 chiacchiere lì quando ci siamo incontrati. No, sicuramente ho grandi motivazioni, anche perché non vengo da delle stagioni molto fortunate e mi auguro di fare una grande stagione come la deve fare il Rimini, poi quanto sarà grande lo vedremo strada facendo, ecco.